pochino di più esattamente di che cosa si tratta, di che cosa si parla quando parliamo di psicogenealogia. Beh, come spesso succede, è stato il caso che mi ha portato alla psicogenealogia. Il caso o la sincronicità, che è un altro delle teorie junghiane a cui io tengo moltissimo, sono questi fatti che non hanno un apparente rapporto di causa-effetto, ma che sono veramente in rapporto invece con la situazione psichica delle persone. Il caso, nel mio caso, aveva un nome, della Cati Damiano, che era la mia professoressa di psicanalisi, nel psicanalisa, alla scuola in Francia che ho fatto per diventare psicoterapeuta. Cati Damiano, junghiana, anche lei, oltre a essere professoressa di psicanalisi, faceva anche formazione di psicogenealogia. E io ho cominciato con lei, ma in realtà oggi, vedendo a ritroso, io avevo, e questo lo spiego nel mio primo libro, avevo bisogno di affrontare le questioni della famiglia, perché erano morti i miei genitori ed era arrivato il momento per me di affrontare alcuni nodi che non avevo mai potuto affrontare prima di allora. Quindi è un caso e non è un caso, ed è qui appunto che la sincronicità è un punto forte nella psicogenealogia, questa nozione che è stata creata da Jung e che spiega come mai accadono in alcune situazioni dei fatti che sembrano quasi magici, ma che sono effettivamente in relazione con la nostra situazione psichica. In psicogenealogia ne succedono moltissimi, le persone cominciano a fare delle ricerche e proprio nel momento in cui cominciano a fare le ricerche accade che una zia, una nonna, una cugina racconti dei fatti. È successo anche a me. È successo anche a me nel 2011. Sono andata a un seminario di psicogenealogia, in realtà sui segreti di famiglia ad Avignone, dove erano presenti tutti i grandi studiosi di questi campi, da Louis Law a Boris Cyrulnik, organizzato in modo straordinario con Anne Ancelin, non presente perché ha già 93 anni, quindi con delle grosse difficoltà di movimento, ma presente in videoconferenza. Ecco, in quel momento, nel 2011, parlo di questo seminario, sempre anche nel mio primo libro, Jung, psicogenealogia e costellazioni familiari. Ho scoperto un segreto di famiglia, ho scoperto che si spiegava come mai mio nonno, che nel 43 stava in Francia, viveva in Francia, è tornato in Italia, cosa che non si era mai spiegata, come mai aveva lasciato la Francia nel 43 per venire in Italia. Le spiegazioni che venivano date erano molto generiche. Lì ho scoperto che in Francia vigeva una legge per cui un genitore malato di tubercolosi gli veniva tolta la patria potestà, e così ho scoperto che mio nonno è morto di tubercolosi, di TBC. Quindi da lì anche un'altra sincronicità incredibile. Ho, attraverso il fatto di essere stato in un seminario, in una conferenza, un convegno di studio sui segreti di famiglia, ho scoperto un segreto di famiglia. Quindi tutto è casuale e tutto non lo è, in un certo senso. Tutto è in funzione di qualche cosa che dovevo riuscire a comprendere nel momento in cui poi i miei genitori erano morti, perché prima è molto difficile, e per me era stato molto difficile parlare con loro di queste cose, come quasi sempre le persone che hanno a che fare con genitori che hanno creato dei segreti. Credo che questo risponda un po' in generale. Cos'è la psicogenealogia? Allora, la psicogenealogia è un metodo che ipotizza che alcune delle difficoltà che noi viviamo nel presente siano in rapporto a qualcosa che è accaduto nel passato dei nostri antenati e che non è stato risolto, che quindi è rimasto in sospeso. La teoria dell'inconscio collettivo spiega come mai questi fatti arrivano fino a noi, perché l'inconscio collettivo è familiare, significa che anche nel nostro inconscio ci sono i ricordi e i traumi degli antenati. E tutto questo per dire appunto che si deve andare a vedere qualche cosa che è accaduto agli antenati che non è stato risolto.
trauma non elaborato, un lutto non risolto, i segreti di famiglia o altre cose che hanno lasciato in sospeso i nostri antenati. E la psicogenealogia è un lavoro in questo senso, è un lavoro con l'albero psicogenealogico, genosociogramma, le persone vengono da me e con la storia di almeno 3 generazioni, perché sono necessarie 3 generazioni in psicogenealogia per emettere un'ipotesi su cosa può essere accaduto nel passato degli antenati che ancora è vivo nella nostra vita attuale, nostra o dei nostri discendenti, quindi 3 generazioni con le date, le storie nostre, dei nostri fratelli, dei genitori e dei nonni, appunto per poter emettere delle ipotesi, e queste ipotesi si emettono soprattutto guardando le ripetizioni, ripetizioni di date, di nascita, di morte, ripetizioni di eventi, che sono un po' le stesse cose che ci servono per stanare i segreti, perché i segreti, come spiego nel libro, sono patogeni, come diceva Tisserone. Dunque la psicogenealogia è questo, poi naturalmente non basta avere una presa di coscienza razionale su che cosa può essere successo o emettere delle ipotesi che verifichiamo più o meno credibili, perché poi in realtà davanti a delle ipotesi le persone che sanno senza sapere, cioè che incosciamente sanno cos'è accaduto nella loro storia di famiglia, davanti alle ipotesi, alle ipotesi che vengono fatte durante gli incontri di psicogenealogia, le persone sentono se effettivamente questo corrisponde. C'è una sorta di insight, di illuminazione, sì, effettivamente tutto torna, tutti i pezzi del puzzle della storia familiare tornano. E quindi dopo aver compreso o preso coscienza di che cosa può essere accaduto nel passato, si fanno dei dati simbolici e come atti simbolici ci sono per esempio le costellazioni familiari, dove si rimette a posto quello che è accaduto, ognuno riprende il suo posto, gli esclusi vengono reinseriti all'interno della famiglia, questo simbolicamente, perché altra cosa fondamentale che ci collega a Jung è il simbolismo. Tutto è simbolico, tutto è simbolo. Tutto quello che noi disegniamo nell'albero ha un significato, quindi l'inconscio capisce i simboli, capisce le metafore, e quindi nella costellazione, quando reinseriamo qualcuno nella scena della costellazione, che sia una costellazione con le persone o che sia una costellazione in individuale, indifferentemente, quando reinseriamo qualcuno nella costellazione, lo onoriamo e in qualche modo calmiamo i sensi di colpa che possono esserci familiari rispetto all'esclusione di qualcuno. Quindi è questa, la psicogenealogia è questa, l'ipotesi di base è questa. Nancy Lane ha sintetizzato gli studi che sono stati fatti in questo campo, ormai già dagli anni 40, ma già Freud ne aveva parlato, poi Jung, nessuno di loro ne aveva fatto un metodo, un approccio. Anna Selen ne ha fatto un approccio così come psicoanalitico, sistemico, quindi con l'idea che siamo tutti parte di un sistema che ci ha determinato, ma che noi a nostra volta possiamo determinare, che è un sistema che ha delle leggi specifiche della famiglia o che si chiamano miti familiari, che attraverso queste leggi noi possiamo riuscire a comprendere cosa è stato il passato della famiglia, cosa è successo nel passato della famiglia. Quindi direi che se trovi che sia una risposta. Assolutamente. E, il vantaggio di parlare con te e di leggere i tuoi libri è che tu non parli di aspetti teorici in modo più o meno approfondito, ma tu eserciti, tu hai una pratica, e quindi questo si sente nella lettura dei tuoi libri. A me venivano subito un paio di domande adesso sul tema dei segreti di famiglia, visto che è la prima volta che ci troviamo a confrontarci su questo tema, mentre gli altri ne abbiamo già magari parlato. Il primo è: un segreto, tanto più è segreto, in teoria tanto più potrebbe influenzare, non lo so, ma al tempo stesso
tanto è più possibile che io non sia nemmeno al corrente che esista questo segreto. E allora come faccio, cioè cos'è che può spingere una persona ad andare alla ricerca di segreti che non sa nemmeno appunto che esistano? E la seconda domanda che mi veniva in mente è: si esauriscono questi segreti anche se non vengono svelati? Nel senso che tu dici, quando noi facciamo un incontro, quando facciamo un percorso di psicogenealogia, io richiedo che almeno 3 generazioni vengano portate. Potrebbero esserci dei segreti o degli altri fatti ancora precedenti, ma a un certo punto mancano i tramiti e non possiamo sapere nulla. Allora, si esaurisce oppure è qualcosa che in qualche modo, un nodo che resterà irrisolto per sempre nella progenie? Allora, intanto la prima questione che mi fai è perché andare a cercare i segreti di famiglia? Generalmente le persone quando vengono a fare lavoro di psicogenologia è perché hanno qualcosa che non va, che non, nella loro vita c'è qualcosa che non funziona. Ci sono degli autosabotaggi, ci sono l'incapacità di prendere in mano il proprio destino, ci sono sempre delle difficoltà che le persone ipotizzano venire dalla famiglia. L'altra questione, l'altra ragione per cui le persone vengono a fare un percorso di psicogenealogia è che mancano dei pezzi della storia della famiglia, mancano completamente dei pezzi. Allora lì abbiamo per certo l'ipotesi del segreto, però le persone sono in qualche modo infastidite da questo, cioè se le persone vivono tranquillamente la loro storia della famiglia e che la storia della famiglia manca un pezzo, ma questo non, cioè, va benissimo, non è obbligatorio assolutamente scoprire i segreti, non sono i segreti i problemi, il problema sono come i segreti sono vissuti. Perché, come spiego nel libro, spesso il genitore in preda al segreto crea una comunicazione difficile con il suo figlio o con i suoi figli, perché ha paura di svelare il segreto. Il segreto è qualcosa che la persona porta e che cerca continuamente di uscire, perché la psiche cerca di liberarsi di questo genere di fardelli. E dunque il genitore in preda al segreto è un genitore, come dicevo nel book trailer, che è evitante, cerca di non affrontare dei discorsi e sempre più si allarga il campo di vuoto nella storia della famiglia. Alla fine questo tipo di genitore, quello che stanno scolmendo un segreto di famiglia, non racconta più nulla di sé. E il bambino questo lo vive in modo con difficoltà. Quando diventerà adulto avrà dei problemi di autorealizzazione, perché sappiamo che i bambini che vivono i genitori come non securizzanti hanno poi da adulti dei problemi di autostima, per esempio. Ma poi ci sono altre cose, persone che non si concentrano, come dicevo prima, persone che non si permettono nella vita di realizzare quello che vogliono fare nella vita, perché si trovano bloccati e molto spesso sono questi segreti che bloccano. E questo per quanto riguarda i segreti nelle generazioni contingenti. Poi, come dicevi tu, ci sono i segreti transgenerazionali, generazioni più lontane. Secondo Nicolas Abraham e Maria Torok, che sono due psicanalisti di origine freudiane, come tipi, negli anni 40, hanno ipotizzato che l'esistenza di un segreto in una data generazione crei nella terza generazione un fantasma. Quindi il segreto del padre passa al figlio e qui si crea una sorta di cripta, loro parlano di una cripta psichica, un vuoto, una cripta psichica, che nella terza generazione si può riempire di un fantasma, che possono essere ossessioni, fantasmi psichici, si parla naturalmente, che possono essere ossessioni, possono arrivare persino a deliri, o possono essere fobie. Per cui attraverso le difficoltà dei discendenti possiamo risalire al segreto, perché anche qui si parla di metafore. Sono sempre delle metafore. Anche le difficoltà dei discendenti possono essere delle metafore che raccontano il segreto di famiglia.
Io racconto la storia, per esempio, di questo bambino che ha una serie di incidenti quando è nella casa dei nonni. Ha dei comportamenti suicidari, si butta giù da una finestra, fa dei giochi per strada con le macchine, aspettando che le macchine gli arrivino vicino per poi scappare. Era un gioco che facevano tra cugini finché lui non è travolto, non è stato travolto da una macchina. Facendo poi questo bambino cresciuto, facendo un lavoro di psicogenologia, è poi uscito che in quella stessa casa, che era la casa dei nonni, si era suicidato il bisnonno. Quindi in qualche modo il bambino aveva messo in atto delle attitudini suicidarie che ricordavano il segreto. E questo è un caso, ma molti altri casi di questo genere di cui parlo nel libro, per esempio di una ragazza di cui parla, se non sbaglio, Marie-Noëlle Masson-Leran, di una ragazza che a un certo punto viene mandata in Francia dai servizi psicologici perché a scuola, va male a scuola e hanno scoperto ruba. Negli armadietti dei compagni. Allora viene chiamata dalla psicologa, lei e la madre, e si viene a scoprire che il padre è scomparso misteriosamente. La psicologa però si dice, no, c'è qualcosa di poco chiaro, richiama la madre, la mette un po' sotto il torchio e si viene a scoprire che il padre è scomparso misteriosamente, in realtà era in prigione per furto. La ragazza non sapeva niente, la madre aveva fatto un cordone sanitario perché lei non sapesse niente, ma lei aveva trovato il modo di raccontare il segreto. Perché come dice Anne Salène, i bambini e gli animali di casa sanno sempre tutto, perché sono più in contatto con la parte analogica del cervello o con l'inconscio, se vogliamo sapere. Quindi i segreti diventano un problema quando da un lato creano delle difficoltà di comunicazione e dall'altro fanno nascere dei fantasmi alla terza generazione. La Bibbia parla di cinque generazioni, 4-5 generazioni, per cui le colpe dei padri ricadono sui figli. Diciamo che tutti noi abbiamo l'intuizione del fatto che se qualcosa non va nella nostra vita, dipende da qualche cosa. Le persone che hanno l'intuizione che qualcosa che non va nella loro vita dipende dalla storia familiare fanno un percorso di psicogenologia e se no non lo fanno. Perché stanno bene. Sì, tu dici se stanno bene possono farlo. In realtà io da Jungiano dico, in teoria a tutti farebbe bene fare un percorso di qualche tipo perché in qualche modo si migliora la conoscenza di se stessi. E poi, è inutile che lo nascondiamo, ognuno di noi tanto ha qualche cosa di sé che non conosce bene, che non riesce a capire, che non riesce a controllare in determinate situazioni. Una cosa che frena molto le persone, ed è anche comprensibile nel caso del percorso analitico più classico, è anche la durata e di conseguenza anche i costi. Invece in psicogenealogia, se una persona vuole fare un percorso psicogenealogico, quanti incontri? C'è una durata più o meno stabilita? Sì, in genere si parla di una decina di incontri. Innanzitutto il percorso di psicogenologia è molto libero, le persone vengono a farlo come sentono, quando sentono, secondo i propri ritmi, possono venire una volta minimo 15 giorni, perché ci vuole 15 giorni di tempo sono necessari perché il lavoro che è fatto venga in qualche modo digerito. Quindi minimo 15 giorni, ma poi possono venire una volta al mese, una volta all'anno, possono venire quando vuoi, quando sentono la necessità di continuare il lavoro. Perché certe volte come dire, le indagini che sono necessarie per arrivare a scoprire delle cose della famiglia sono anche molto lunghe. Quindi i tempi sono veramente scelti dalla persona e un po' scelti dal campo, si potrebbe dire. Dalle sincronicità, perché se qualcuno comincia a fare delle ricerche, per esempio nei comuni, nelle anagrafi o presso le parrocchie, e
non si riesce a far venire fuori le cose, evidentemente i tempi devono essere quelli che sono. Quindi no, da questo punto di vista i tempi sono quelli di ciascuno, e io sono junghiana, ma sono anche rogeriana, rogersiana, nel senso che penso, come Carl Rogers, che le persone hanno i problemi ma hanno anche le risoluzioni ai loro problemi. Quindi ho molta fiducia nelle, perché a me è successo così semplicemente, perché io nel corso della mia vita ho visto che man mano che i problemi uscivano, trovavo le soluzioni, e non è che le trovavo tanto perché le cercavo, quanto perché accadevano. Quindi ho molta fiducia nel fatto che siamo in grado di trovare le soluzioni per i nostri problemi. Fermo restando che quello che tu dici è validissimo, come dire, il percorso personale è indispensabile, io sono in supervisione per quello che posso, ma questo è più da mettere sul conto della psicanalisi che sul conto di altro, così come le patologie sono da mettere sul conto della psicoterapia. Qui è un altro campo, è un campo in cui spesso arrivano delle persone che hanno già fatto altri lavori e sentono che c'è qualche cosa che manca lì, che manca proprio nella storia della famiglia. E questo ritrovare parte della storia della famiglia è come un ritrovare qualche cosa di se stessi che io personalmente ho trovato, ho ritrovato, ero come se avessi vissuto una parte della vita mutilata di un pezzo, di una parte, che la psicogeologia mi ha permesso di integrare e di vedere. Torniamo un momento al libro invece, e dove mi è incuriosito, ma in realtà ne avevamo accennato a voce prima ancora che il libro uscisse, il Sì, fatto perché che poi questo libro è una storia questo tra libro è una noi, storia tra gli altri lunghissima. perché dovevi pubblicarlo tu, oltretutto. Hai inserito un capitolo dedicato a un personaggio molto conosciuto a Torino, vice direttore della stampa, Gramellini. Come mai? Perché Gramellini, quel romanzo Fai bei sogni, parla proprio del segreto di famiglia, cioè Gramellini, la madre di Gramellini è morta quando lui aveva 8 anni e lui non ha saputo che si era suicidato finché non ne ha avuto 40. Ed è molto interessante come lui racconta questa storia perché spiega come funziona il segreto. Alla fine lui dice: io lo sapevo, l'avrei dovuto vedere che era così, l'avrei dovuto capire da subito che era così, ma non l'ho voluto vedere. E non l'ho voluto vedere perché suo padre non ha voluto farglielo vedere, quindi per lealtà al padre e perché sentiva che parlando al padre questo ne avrebbe sofferto. Quindi i bambini hanno un'intuizione di quello che accade, ma poi per amore del genitore che è in sofferenza, magari non riescono a trovare la forza per far uscire il segreto. Per cui è più facile che il segreto esca alla terza generazione che alla seconda, perché nella seconda generazione generalmente il figlio è invischiato nella realtà con i genitori che hanno creato il segreto, quindi è più facile nella terza. Il libro di Gramellini è molto interessante perché, tra l'altro, lui non so se si è reso conto di questa cosa, ma ha anche indicato un modo per il superamento della sofferenza che nasce dal segreto di famiglia, ed è quando lui parla del fatto che va a fare il giornalista in Bosnia, se non sbaglio, e che aiuta questo bambino, si dà da fare moltissimo per questo bambino per cercare di salvare questo orfano. E indica in questo modo come si può risolvere le difficoltà personali con la generosità. E qui entriamo nel campo della resilienza, che è un nuovo capitolo della psicologia in generale, perché è l'idea che possiamo fare di tutto quello che ci è arrivato di negativo qualcosa di estremamente positivo. Ed uno dei modi che abbiamo perché questo accada è la generosità, è la capacità che ognuno di noi ha, alcune capacità che ognuno di noi ha di esprimere l'umorismo, come sa fare Gramellini.
Quindi ecco, anche questo è un punto importante per capire che noi possiamo sempre, e questa è l'idea della resilienza, fare qualche cosa di positivo, ma di estremamente positivo, anche di un trauma che abbiamo vissuto. Possiamo farne qualcosa per cui la nostra vita cambia. E questo modo di cambiare la nostra vita può essere anche facendo degli atti di generosità nei confronti degli altri. Quindi anche per questo mi ha interessato molto, ma mi ha particolarmente interessato per il fatto che lui stesso si dice: avrei potuto vederlo e non l'ho visto, ma non l'ha visto perché non poteva vederlo, perché questo avrebbe creato delle grosse difficoltà al genitore a prendere il segreto. E quindi non l'ha potuto vedere finché non gli è stato detto. Quindi è molto sintomatico, molto chiarificatore di come funziona il segreto di famiglia, dicono i Gramellini. Cosa intendi esattamente quando parli di mito di famiglia? Il mito familiare, sì, si dice che le famiglie hanno, ogni famiglia ha una sua legge, ha le sue leggi particolari, appunto i miti familiari, sono le leggi che vengono dalla sua storia, dalle sue origini, tanto sono delle leggi implicite e non esplicite, e che si esplicitano attraverso i riti familiari. Per esempio, come spiego qui, le famiglie che hanno il mito della famiglia che si vede tutte le domeniche, questo tipo di miti della famiglia unita, la famiglia unita a ogni costo, che spesso in questi miti nascondono un segreto. Questa è la cosa interessante del mito, è che nasconde un segreto. Perché nasce il mito proprio per evitare che qualcosa di negativo che è accaduto nel passato si ripeta. È un po' quello che racconta Freud in Todere Tabù. Il tabù del parricidio viene superato attraverso la creazione del mito del totem, il mito del clan unito contro il parricidio. Però alla base di questo mito c'era il parricidio, quindi per nascondere questo si erige il totem. E la stessa cosa accade alle famiglie: ci sono famiglie che hanno i miti più diversi, i miti dei fratelli tutti uguali, che spiego anche nel libro, il mito che tutti i fratelli sono uguali, no, non sono uguali tutti i fratelli, e questo crea poi all'interno dei fratelli dei conflitti, perché in realtà siamo tutti diversi, ognuno tiene la propria, che si è riconosciuto la propria personalità. E quindi il mito di famiglia è quella legge, sono quelle leggi implicite, non esplicitate e inconsce, peraltro, per cui è molto difficile da esplicitare se non attraverso un'analisi proprio della storia della famiglia, che la caratterizzano, e ogni famiglia ha i suoi miti. Per esempio, racconto del mito di una famiglia per cui l'unità familiare si consolidava attraverso la malattia. Quindi attraverso la malattia di uno dei suoi membri l'unità familiare si consolidava. E questo naturalmente ha significato che periodicamente qualcuno dei membri della famiglia fosse malato. Facendo un lavoro di psicogenologia si è scoperto che c'è stata una persona della famiglia, un nonno, che è stato abbandonato in ospedale e che quindi il mito nasconde il segreto, l'abbandono di una persona malata. Ma la famiglia invece si rafforzava proprio sul fatto che gli individui della famiglia fossero malati. Quindi ecco che riuscendo a capire nel ripetersi dei comportamenti familiari e degli eventi familiari riusciamo poi a capire cosa c'è, il segreto che c'è dietro. In questa famiglia il ripetersi, la reiterazione era sulle malattie, e guarda caso il segreto era la malattia del nonno che era stato abbandonato. Quindi questo mito, il mito è importante, è difficilissimo da estrapolare, bisogna proprio fare un'analisi delle ripetizioni, e in psicogenologia è veramente sulle ripetizioni che ci basiamo tantissimo, sulle ripetizioni di date anche, perché anche lì ripetizioni di date è l'inconscio che in qualche modo sta segnalando alla famiglia
attraverso il fatto che date di nascita, di morte, di concepimento si continuino a ripetere, reiterare su più generazioni, ci sta in qualche modo informando che c'è qualche cosa nel passato che non è stato risolto, non è stato visto e che ancora vuole essere visto. Mi chiedevo se in sempre psicogenealogia, visto che si parla di miti, io ho notato, noto sempre nei pazienti, nelle persone che mi capita di seguire, che anche se non mi occupo di psicogenealogia, però ovviamente si usa tanto della famiglia, se ne parla, dei genitori si parla, dei nonni, di relazioni, e c'è all'interno di ogni famiglia una figura che normalmente viene mitizzata più delle altre. È un elemento che viene preso in considerazione in psicogenealogia, in qualche modo che rappresenta un po' il fulcro di tutta la famiglia? Sì, c'è sicuramente. Intanto perché se si mitizza più un ramo che l'altro, vuol dire che c'è un ramo familiare che è prevalente rispetto all'altro e quindi quello che si conosce di più generalmente è quello che ci interessa di meno, perché in realtà in psicogenealogia ci sa moltissimo quello che non si conosce, perché quello che viene raccontato in linea di massima vuol dire che è andato tutto abbastanza bene. Però certo ci interessano anche questi rapporti tra le famiglie, perché la persona è l'insieme, è un insieme di rapporti, sono le storie di due rami familiari che si fondono in un'unica persona. E se ci sono state ingiustizie, per esempio, nei rami familiari, anche questa è una cosa che ci riguarda, perché dobbiamo in qualche modo riparare l'ingiustizia. Qualcuno arriva sempre l'incarico di riparare l'ingiustizia. Il mito sicuramente ci interessa, anche perché quando è sulla terza generazione può essere, per esempio, se è il mito di un partigiano, allora andiamo a vedere che nella famiglia che ha avuto questo mito di un partigiano c'è la mitologia del combattimento, bisogna combattere per ottenere le cose. Ora bisogna vedere se prima del bisnonno, del nonno partigiano, non c'è invece qualcuno che ha lasciato il combattimento, che si è in qualche modo soggettato a delle leggi ingiuste o che non ha avuto il coraggio. Quindi sì, il mito è molto interessante in psicogenealogia, è una delle cose che più ci spinge a fare ricerche, perché lì c'è il mito, vuol dire questo vuol dire inizialmente che può essere che ci siano delle ingiustizie nei confronti dell'altro ramo familiare e poi che si sia avuto bisogno di focalizzare su un mito qualche cosa per evitare di guardare qualcos'altro. Senti, in Francia la psicogenealogia ormai è molto consolidata, ha una storia importante, direi. In Italia invece muove i primi passi, si può dire, poco più che i primi passi. Se uno volesse avvicinarsi ma mi piacerebbe capirne di più, ma addirittura diventare un psicogenealogista, come fa? Voilà, sì, effettivamente come dici, in Francia è più di, ormai sono 30 anni, Alain Salem ha pubblicato il suo primo libro negli anni 90, 80, non fine 80, 90, quindi sono parecchi anni. Italia è da poco. Io in questo senso sono molto avanti rispetto all'Italia, perché avendo vissuto in Francia ho potuto portare avanti tutto questo discorso. E dopo il libro, appunto, io psicogenealogia, e dopo questo ho cominciato. Tu puoi dire la psicogenealogia d'Italia sono io. No, non è completamente vero, però questo tipo di psicogenealogia, la psicogenealogia junghiana, effettivamente c'est moi, perché Alain Salem è piuttosto freudiana, quindi ha piuttosto questo taglio
di dire ma perché sì, forse così, ma l'inconscio collettivo sì e no, quindi ha un taglio parzialmente diverso. La questione dei simboli non è ritenuta così importante come invece è ritenuta per la scuola junghiana. Sì, effettivamente io ho cominciato a fare una formazione sulla psicogenologia che ha cominciato con essere una formazione annuale di facilitatore in psicogenologia e che adesso è diventata una scuola triennale di operatore olistico in psicogenologia junghiana e costellazioni psicogenologiche. Allora, psicogenologia junghiana, penso che ho abbastanza chiarito cosa intendo appunto con psicogenologia junghiana. Come diceva Giancarlo, la questione dell'inconscio collettivo, la questione della sincronicità, dei simboli, dei lapsus, fondamentale. Le persone quando disegnano il loro albero genealogico fanno dei lapsus che non sono degli errori, non si sbagliano a mettere un tondo aperto per simbolizzare se stessi o le donne della famiglia o un quadrato schiacciato. Tutto questo ha un significato. Quando le persone nel genere sociogramma disegnano gli uomini tutti schiacciati e non dei quadrati ma dei rettangoli, andiamo a vedere con la persona che cosa può significare tutto questo. Quindi il simbolismo è fondamentale. E le costellazioni psicogenologiche. Perché costellazioni psicogenologiche? Perché io ho fatto delle formazioni con allievi di Ellinger, quindi delle costellazioni familiari. Ma in questa scuola le costellazioni diventano degli atti simbolici dopo aver fatto un lavoro di psicogenologia, cioè si fa un lavoro di psicogenologia col genosociogramma, questa sorta di albero psicogenologico commentato, si vede in quale generazione è cominciato il problema che si ipotizza ancora avere influenza sulla vita dei discendenti. E poi dopo aver preso coscienza di dove è accaduto, si mette in scena la costellazione lì dove il problema è cominciato, quindi con i bisnonni, i trisnonni, eccetera. Quindi in questo senso le costellazioni sono atti simbolici in rapporto alla psicogenologia, perché poi, appunto, come dicevo, quando poi la costellazione si reinseriscono le persone che sono state escluse, si restituiscono i ruoli che non sono quelli giusti. Le persone stanno già simbolicamente rendendo qualche cosa che dovrebbe in qualche modo equilibrare il sistema familiare che è rimasto squilibrato da eventi che si sono poi appunto visti nella storia familiare. Quindi ecco, adesso comincia ad aprile questa scuola triennale di cui poi avete i volantini lì, dove oltre alla psicogenologia junghiana che io insegno, ci sarà una formazione sempre all'interno della scuola di pensiero junghiano fatto da Mariana Massimello, che è la traduttrice del libro rosso di Jung, una formazione sul mandala, sempre all'interno dei 3 anni, il mandala delle stagioni familiari fatto da Sonia Dionisi, che è una psicologa, psicoterapeuta sistemica francese, che ha fatto una tesi sistemica sui mandala, una tecnica molto particolare, e poi una formazione in costellazioni familiari e altre cose come meditazioni, cose. Una scuola triennale completa di pensiero junghiano, psicogenologia e costellazioni e anche atti simbolici. Quindi poi alla fine di questo triennio ci sarà anche una parte più legata che si chiama START, che è più legata diciamo alla parte di promozione personale, di come le leggi funzionano, come si può autopromuoversi, che è una parte più pratica diciamo. Quindi comunque questo tra l'altro il 22 di gennaio alle 21 a Durga in via Pinelli 23 ci sarà una presentazione di questa scuola, sia della scuola annuale che
una scuola solo di psicogenologia, sia della scuola del triennio di operatore olistico in psicogenologia junghiana e costellazione di psicogenologico. È stato un grosso lavoro mettere insieme tutte queste persone, sono molto soddisfatta di questa cosa perché è totalmente innovativa, non l'ha fatto ancora nessuno che io sappia da nessuna parte del mondo, e quindi è una scuola completa dove ci saranno anche traumi storici, quindi ci saranno dei seminari sui traumi storici, su appunto le meditazioni guidate, il rapporto alla famiglia, cioè sarà molto completa. Sono molto contenta di questo. Stavi dicendo, mi risulta che non sia mai stata fatta in nessuna parte del mondo. Tra l'altro tu stai accumulando esperienze ovunque, perché il Brasile è diventata... Sì. Come è stata? È stato un bel bello. Il primo libro di Mauro è stato tradotto in portoghese quest'estate, no? Sì. Ad agosto sono stata in Brasile, è stato molto bello, molto interessante. Il Sud America è molto interessato, ovviamente, essendo un paese di emigrazioni, è molto interessato alla psicogenologia. Il Brasile in particolare, dove c'è stato questo, tutta la questione degli schiavi, della schiavitù che è finita molto tardi, quindi ci sono cose anche molto pesanti. Il Brasile è completamente diverso, visto dal mio punto di vista, da come uno se lo immagina come turista, perché in realtà il Brasile si porta dei pesi enormi e si vede nella questione della violenza e della quotidianità, perché hanno avuto la schiavitù fino alla quasi la fine dell'Ottocento, 870, perché tutta questa, diciamo, meticità della società, meticcio della società brasiliana nasce dalla violenza che i portoghesi hanno fatto su tutti, indios, neri, schiavi, quindi tutto questo nasce dalla violenza, quindi è un tema molto sentito. Ma la cosa curiosa che è successa oggi è che mi ha scritto un prete da Roma chiedendomi, te lo dovevo dire, come fare ad avere il libro Jung Psicogenologia, perché non lo riesce a trovare a Roma, perché gli è stato consigliato da una sua ex allieva di Bogotà, che ha saputo lei, che c'era questo libro in Italia. Quindi da Bogotà gli ha scritto per dire: guarda che esiste questo libro su Jung. Quindi sicuramente Sud America penso che non sia conclusa l'esperienza, in qualche modo si riaprirà, perché in Sud America è un po' una situazione come Torino, anche Torino è una situazione che dal punto di vista della psicogenologia è interessante, perché c'è stata tutta l'immigrazione, quindi si sente tutto questo, è molto presente, è una grossa ricchezza di questa città, un'enorme ricchezza di questa città, ma è anche uno dei problemi che le persone sentono, perché i genitori, i nonni che hanno lasciato la famiglia di origine spesso l'hanno lasciata con la sofferenza, quasi sempre. E poi il Sud America in generale noi lo immaginiamo da questo punto di vista forse come un continente a traino, in realtà non è vero. Per esempio la scuola psicanalitica sudamericana è una delle più vivaci, è stata una delle più vivaci, più interessanti, più innovative, sicuramente escluso la scuola londinese, la scuola inglese, i maggiori pensatori in campo psicanalitico, i maggiori innovatori in campo psicanalitico fanno parte tutti della scuola sudamericana, in particolar modo Uruguay, Argentina, ma anche il Brasile stesso, e apportando anche degli aspetti estremamente interessanti. Fai un sacco di cose. Ho tirato una carta delle carte di Paola, del giocatore di carte che tu hai pubblicato, e la carta è la raccoglitrice di sassi, e tra l'altro è vero, mi piacciono moltissimo i sassi, però bisogna anche stare attente, perché a forza di raccogliere sassi si rischia di prendere troppi pesi su di sé. A questo punto
la domanda ed obbligo, altri progetti? No, già la scuola, beh, già la scuola è un progetto gigantesco e comincerà ad aprire, quindi siamo all'inizio. In realtà abbiamo fatto un grossissimo lavoro con Valeria Belesia, perché cioè, mettere su una scuola, mettere giù insieme tanti pensieri diversi non è una cosa facile. Poi una scuola che sia accettata da SIAF, che è questo, questa società italiana di organizzatori familiari, che, a cui naturalmente dovevamo aderire, avevamo bisogno. Quindi un lavoro che è ancora in corso, perché ancora molte cose devono essere così chiarite. Quindi la scuola è già una grossa cosa. Poi abbiamo un lavoro sul progetto Senso, che stiamo portando avanti con un gruppo di altre persone, e anche lì è un lavoro di analisi e di approfondimento. Non del progetto Senso, scusate, una betisa, è della resilienza, perché questo è veramente un terreno molto interessante. L'idea che appunto possiamo fare qualcosa di positivo nelle cose negative che ci sono arrivate cambia la visione del trauma, cambia veramente tanto, e quindi anche questo. E poi c'è un altro progetto nel quale non sai ancora bene che sei coinvolto, ma è un nuovo libro. Un nuovo libro fatto con l'anno. Non c'è il 203, sì. Poi ci sarà 4. No, ma questo è un libro di gruppo, col gruppo che ha finito la scuola di facilitatore, un bellissimo gruppo di persone molto diverse tra di loro, tra cui psicologi, invece costellatori, gente molto diversa da loro, molto interessante. Queste persone hanno fatto una tesina finale, no, di una decina di pagine. E queste 10 tesine io vorrei metterle insieme per fare un libro con te, con la scuola edizioni. A questo punto ci sono un po' di testimoni, quindi mi riesce difficile sfuggire. Va bene. E va bene, lo vedremo poi insieme. Quindi questo è un altro lavoro da fare. Cioè, loro hanno fatto un ottimo lavoro, adesso sarà il caso di tradurre tutto questo in un libro, quindi in qualche cosa, certo, di storie raccontate anche per il pubblico, quindi più semplici, meno teoriche, più così vive, importante. Bene. C'è qualcuno tra il pubblico che ha delle curiosità, delle domande da fare a Maura sul libro o anche su altri aspetti della psicogenealogia, che è un tema sempre molto affascinante e veramente così poco noto, dove c'è ancora, credo, molto da scoprire comunque. Sì, una cosa volevo dire a proposito dei segreti di famiglia è che bisogna fare delle ricerche. L'altro atto simbolico importante in psicogenealogia e che bisogna fare delle ricerche anagrafiche spesso, perché da lì si può vedere, per esempio, se combacia il racconto che ci viene fatto con la realtà, perché le date bene o male non mentono. C'è da dire che per quanto riguarda le ricerche genealogiche, oggi abbiamo un grossissimo alleato, che è la Chiesa Cattolica, perché oggi le parrocchie sono molto disponibili in questo senso, sono molto disponibili a aiutare quasi tutte, devo dire, ho avuto occasione di verificare che c'è una grossa disponibilità all'aiuto, e penso che dipenda anche dal fatto che anche loro si rendono conto, la Bibbia stessa lo dice, che i problemi dei padri arrivano ai figli e che i problemi dei nonni arrivano ai nipoti, quindi che è un lavoro in questo senso. È utile. Sì, questo mi veniva la battuta prima, c'è il problema della terza generazione, sono più le colpe dei nonni. Le colpe, non detto che siano più le colpe, certo. Perché per esempio per quanto riguarda la prima guerra mondiale si è visto che è stata una guerra terrificante, al massacro, e quando poi ci sarà questa cosa sui traumi storici sarà da approfondire. È stata una guerra terrificante, al massacro, perché hanno fatto una guerra con le tecniche, con le strategie dell'Ottocento, però avevano davanti le mitragliatrici, quindi mandavano avanti la gente
al massacro, cioè i soldati camminavano sui corpi dei loro, quindi è stata una guerra terrificante. E gli uomini sono usciti da questa guerra, quindi i bisnonni, i nonni, incapaci di parlarne. E questo trauma è rimasto. E questo trauma non si è elaborato, non è stato elaborato, perché senza la parola non puoi elaborare il trauma. E ci sono studi recenti che hanno fatto in America, dove hanno visto che il trauma si trasmette attraverso particole del DNA, quindi viene trasmesso per tre generazioni. L'hanno fatto anche sui topi in Svizzera, delle ricerche appunto, e hanno visto che ci sono particole del DNA che si creano nel trauma e che vengono trasmesse. Quindi tutto questo ci aiuta a chiarire anche che effettivamente non è solo psicologico, è anche, tra virgolette, genetico, fermo restando che si sa che la genetica è modificata dall'ambiente, così almeno dice Sironica. L'ambiente modifica i nostri geni, però fermo restando questo. Oramai qualunque, direi che tutte le correnti di pensiero più evolute tendono a non distinguere così in modo netto tra ciò che è psicologico e ciò che è fisico, biologico. La psiconeuroendocrinoimmunologia, che si occupa di studiare tutte le interazioni che c'è tra la psiche, il sistema endocrino, il sistema immunitario, la plasticità del cervello, no? I neuroni, perché i neuroni nell'accrescimento, i neuroni cerebrali si creano le sinapsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Questi sono tutti temi estremamente importanti, e il fatto stesso che poi possa andare a influire anche su quello che è il corredo ereditario è una frontiera assolutamente interessante e ancora, direi, molto da esplorare, molto da capire, molto da conoscere, per riuscire a individuare quali sono gli elementi da questo punto di vista. Comunque appunto hanno scoperto in America, hanno fatto queste ricerche per cui hanno visto che i discendenti dell'Olocausto alla terza generazione avevano ancora queste particole del DNA modificate dovute al trauma fino alla terza generazione. Quindi ecco che quello che si è sempre detto poi si viene poi a scoprire, la scienza scopre che effettivamente è vero, ci conferma sostanzialmente sulle intuizioni, perché è sempre successo così, ci sono prima le intuizioni e poi la scienza conferma l'intuizione. Senza intuizioni no. Non si va a quindi la psiche, certo, viene sempre prima della scienza, di solito, almeno generalmente è successo. Abbiamo quali sono i punti di contatto, di fruizione, o se un sinonimo quasi la psicogenologia e lo strategia familiare? E lei? E le costellazioni familiari? No, sono dello stesso tipo di approccio, è l'approccio transgenerazionale. Innanzitutto bisogna dire che psicogenologia vuol dire molte cose, e costellazioni familiari anche, perché c'è il metodo Ellinger, c'è il metodo sciamanico, ci sono costellazioni di tutti i tipi, e la psicogenologia anche. Non credo che ci siano, sono due metodi che insieme, dal mio punto di vista, vanno molto bene insieme, perché mentre la psicogenologia è più legata a un approccio di presa di coscienza, quindi razionale, le costellazioni sono più legate invece a un modo intuitivo, quindi emozionale. E secondo me quando si parla di cervello destro, cervello sinistro, di emisfero destro, emisfero sinistro, cioè quando la parte razionale e la parte intuitiva vanno insieme, secondo me lì si ha veramente il cambiamento. Quindi i due approcci, dal mio punto di vista, ed è per questo che parlo di costellazioni psicogenologiche, vanno molto bene insieme. Quindi si completano. Sono più empiriche familiari che più, io direi, più emozionali, più intuitive, emozionali, più investono più l'emisfero destro, l'emisfero analogico, mentre la psicogenologia è più sull'emisfero sinistro, anche se parzialmente in tutti e due i casi non è vero, perché la psicogenologia, quando poi le persone disegnano il loro genosociogramma,
entrano anche in risonanza con altro che non è solo razionale. Come spiegavo prima, gli errori che si fanno durante il disegno sono molto simbolici. Mettere più in alto, più in basso, sono già simbolici del fatto che c'è qualcuno di più importante o di meno importante. No, io ritengo che siano due metodi molto validi e che insieme funzionino molto bene. No, è individuale. La psicogenologia è individuale, si fanno anche di gruppo, ma in generale sono sedute individuali. È la persona che porta la sua storia, la storia della sua famiglia. Le costellazioni io personalmente le faccio individuali, ma anche quando si fanno di gruppo non sono fatte con la famiglia reale. Per lavorare con la famiglia reale ci sono gli approcci sistemici familiari. Allora lì sì, in generale se sì, ci sono. Però a volte la curiosità di scoprire questi segreti familiari, cioè di saperne qualcosa di più, crea delle difficoltà con gli altri membri della famiglia, che possono essere fratelli o contenitori. Le difficoltà nascono da che cosa, secondo lei? Dal volere che queste cose rimangano segrete, per esempio se sono cose. Dallo scoprire il segreto che gli altri non conoscono. E beh sì, a quel punto vale la pena che la persona non li condivida le cose che vengono scoperte. Sì, non è un segreto, non è che diventa un altro segreto. Quello che scopre in accompagnamento è anzi bene che venga condiviso all'interno della famiglia, è molto positivo. Sì, sì. Sì, so che le costellazioni non sono tanto, so che Hellinger era dell'idea che bisognava non parlare, io non sono tanto d'accordo su questo. Penso che la condivisione sia sempre positiva, però vale per quello che io penso. Posso chiedere anche una cosa? Il progetto senso di una persona può essere dato anche da un segreto di famiglia, o no? Eh sì, certo, certamente. Può essere anche dato da un segreto di famiglia. Per esempio, potrebbe essere devi diventare il custode del segreto di famiglia. Per esempio potrebbe essere devi scoprire il segreto di famiglia. Il progetto senso è quel progetto inconscio che ci viene dato a partire dalla nascita, che ci viene dato dal concepimento e che è un progetto di tutta la genealogia sulla persona. L'ipotesi è che ci sia un progetto sulle nascite, se noi viviamo. Può essere benissimo in relazione, delle volte sul progetto senso si scoprono dei segreti di famiglia. Solo dai genitori? No, è dato da tutta la genealogia, ma il periodo che va dal concepimento al primo anno di vita del bambino può modificare il progetto senso. Quello che accade in quel periodo può modificare il progetto senso. Per quello l'analisi logica sul progetto senso si fa dal concepimento al primo anno di vita. E poi c'è un'analisi analogica che è quella del disegno sul progetto senso. Dipende sia dalla genealogia, quindi si ipotizza che arrivi da più lontano, ma anche da quello che è accaduto ai genitori. Portiamo tutte e due, sia gli uni che gli altri. Grazie. Certo. Volevo chiedere, l'informazione disturbo che viene, catapultata in termini giusto sul discendente, in quale punto risiede? Nella psiche, nella mente o nella memoria cellulare? Dove lo cercare questo problema? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Se il metodo non sono corretti, l'ipotesi. Non mai. Se sono ipotesi, possiamo fare delle ipotesi. Allora, l'ipotesi a cui io aderisco è che nell'inconscio familiare ci siano i ricordi dei nostri antenati. Quindi che in certe condizioni noi possiamo far ritornare alla memoria, simbolicamente, quello che è accaduto. E alcuni di questi modi possono essere le malattie, possono essere i disegni, possono essere tante cose che accadono nella nostra vita. L'ipotesi, ma di ipotesi si parla,
E ogni ipotesi per me è valida, che sia memoria cellulare, che sia inconscio collettivo, che sia l'anima, che sia il campo morfico di cui parla Sheldrick. Tutte ipotesi validissime. Quello che conta è il fenomeno alla fine, cioè che effettivamente le persone in certe condizioni esprimono il segreto. La domanda però nasce da questo presupposto che mi ero fatto prima. Cioè, se non sa lo specifico di da dove deriva, con quell'unico sistema esce fuori comunque? Esce... Creatica, insomma. Non ho capito tanto bene la domanda. Me la allora, se le cause possono essere diverse, sono tutte supposizioni. La mia domanda ipotesi. Il discorso è questo, con un unico metodo, se le cause o le origini di dove è nascosta l'informazione sono diverse, riesce comunque lo stesso a tirarla fuori? O ci va uno specifico di quel tipo di discorso? No, è molto difficile dare una risposta di questo genere. In realtà i segreti e tutto quello che riguarda la storia della famiglia escono quando la persona è pronta a farlo uscire, non prima, non dopo, quando nella vita della persona è arrivato il momento giusto. Nessuno può dire, non ci sono certezze, ci dobbiamo ascoltare le certezze in questi campi. Non siamo neanche in matematica, ormai la scienza neanche è più certa, se vogliamo ben vedere. Siamo una delle scienze più pure come la fisica, quante volte ha cambiato i paradigmi e la fisica quantica oggi interpretativi ci dice, la fisica quantica che oggi ci dice che l'osservatore modifica il fenomeno, cioè non ci sono più fenomeni certi, dobbiamo vivere in un mondo senza certezze, è questa la nostra il nostro destino sostanzialmente. Infatti è la difficoltà dell'epoca attuale, vivere senza certezze, ma questo ci rafforza. Qualcun altro? Direi allora che... Senta, faccio un esempio semplice, da metallurgico. Lei usava prima il termine resilienza. La resilienza in metallurgia è... quel trattamento, cioè la resilienza è una grande fragilità all'interno di un elemento molto duro, perché prima si fa la tempra sui metalli e poi però quel metallo che contro la tempra è molto duro ma molto fragile e quindi si fa un trattamento che si chiama resilienza per togliere questa fragilità. Ecco, facendo questo paragone dal metallurgico alla psiche, cosa intendete voi quando parlate di resilienza? Cioè un ritrattamento rispetto a che cosa? No. Non si tratta di ritrattamento, allora sì, viene dalla metallurgia, resiliente è un metallo o comunque un materiale che davanti a uno shock ritorna alla posizione iniziale senza rompersi. Allora non c'è un trattamento che si fa in realtà, le persone sono resilienti quando davanti a un trauma riescono ad elaborarlo e andare oltre. E ci sono alcune caratteristiche che sono state studiate di queste persone, che sono, come dicevo prima, la capacità, innanzitutto, i primi anni di vita cresciuti in una famiglia che ha dato sicurezza al bambino. Quindi una persona resilienza in genere è qualcuno che ha avuto un rapporto con la famiglia di sicurezza, di sicurizzante. E questo è un primo punto. Poi ci sono delle caratteristiche personali che favoriscono la resilienza e sono state studiate su persone che si sono comportate in questo modo, perché in genere i traumi distruggono le persone. La differenza tra il materiale e l'essere umano è che il materiale ritorna alla posizione iniziale, l'essere umano non può tornare alla posizione iniziale dopo un trauma. E nel caso della resilienza fa della sua vita qualcosa di diverso, di straordinario, di migliore che se non fosse accaduto. O peggiore. O peggiore, sì, ma nel caso della resilienza migliore. Se è una persona, se si innesca un processo resiliente in presenza di un trauma, questa persona può fare della sua vita qualcosa. Ma indubbiamente la parola viene dalla metodologia. No, effettivamente è così, sì. È da lì che è partita per trovare una parola per spiegare come mai ci sono delle persone che appunto durante i traumi non solo non si fanno annientare, ma diventano delle persone straordinarie. Ed è usata la parola resilienza.
Non c'è ancora un metodo per... come per... non ancora, lo sappiamo. Direi a questo punto che possiamo ringraziarti per la serata, per la presentazione, e credo